Rico News del 5 novembre 2020. La Calabria è zona rossa, rossissima, non nel senso di colore politico, ma nel senso che Conte ci ha ingabbiato a noi, alla Lombardia, al Piemonte, alla Valle d'Aosta. Ma diciamo che Piemonte, Lombardia, il numero dei contagiati effettivamente è altuccio, però hanno toccato la soglia del 30%, che è quella soglia d'allarme delle terapie intensive quando si occupano. Ma la Calabria no, la Calabria non ha questo numero di contagiati, che proprio la Calabria non ce l'ha proprio i posti in terapia intensiva, zero. E quindi giustamente doppio lucchetto per almeno 15 giorni, poi si possono rivedere secondo qualcuno, ma sappiamo benissimo che in 15 giorni l'indice non si abbassa ma si alza ancora. E quindi pronostico che sicuramente sarà un Natale di cacca. Sarà un Natale un po' difficile. Sul Natale io quello che vi consiglio è di fare i regali se riusciamo, ma non li fate online, non ingrassate ancora il commercio online, ingrassate i poveri commercianti, quelli che trovate aperti, che poi sarà un complotto mondiale, ma i commercianti non li troverete aperti, forse, speriamo di no, ma vi costringeranno a comprare i regali su Amazon, il che è preoccupante. Comunque, io facevo una riflessione ieri tra me e me proprio su questa situazione della sanità in Calabria. Ora, quando si scherza, quando c'è da parlare serio, bisogna un attimino metterci a tavolino e riflettere sull'andamento della nostra sanità, di quello che hanno fatto i politici, destra e sinistra, non solo destra, non solo sinistra, sono tutti più o meno la stessa pappa. Ma in questi 20 anni di sanità commissariata, questi super espertoni, alla fine i soldini dove li hanno mandati? Cosa si è fatto per la sanità calabra? Si è spinto per la privatizzazione, quindi sappiamo bene chi gestisce le cliniche private, no? E adesso la situazione è questa. Sì, lo so, non dovrei fumare, ma sono agitato, sono nervoso. Fumo, vabbè. Secondo uno studio, la nicotina sembra bloccare il Covid, quindi fumate, drogatevi e non vi preoccupate. No, sto scherzando, non vorrei che passasse un messaggio del genere. Comunque, stavo dicendo che adesso la situazione sanitaria in Calabria la tocchiamo con mano, no? Fino a quando qualcuno urlava allo scandalo, nessuno si indignava, tanto lo sapevamo che alla fine la situazione era questa. Oggi che non abbiamo la possibilità di cure, perché è di questo che si parla, vi dovreste domandare le vostre tasse che fine hanno fatto. A parte che noi non solo paghiamo la sanità con le nostre tasse, ma poi, purtroppo, privatamente te le vai a pagare di nuovo, perché sappiamo benissimo che per fare una TAC ci vogliono 6 mesi in lista, quindi o muori o ti vai a fare privatamente la TAC. Quindi, arrivato a questo punto, non pagare le tasse sulla sanità credo che sia doveroso, e facciamo una sanità all'americana, ti fai un'assicurazione, tanto la paghi due volte, tu cittadino la paghi due volte alla fine, no? Per curarti, vi racconto la mia esperienza personale. Abbiamo avuto all'epoca con mia moglie un problema particolarissimo durante la gravidanza. Se io non avessi avuto 800 euro contanti per scappare con l'aereo e andare a Milano, oggi probabilmente non avrei avuto la gioia che
mio figlio. In Calabria, chiaramente, la patologia di cui soffriva durante la gravidanza mia moglie non sapevano nemmeno che cosa fosse. E chi sapeva di cosa si trattava ci ha fatto la strada per andare a Milano. Quindi ecco che poi, anche dall'esperienza personale, puoi capire che la sanità calabra è in mano a delle stofanti. Oggi ci tocchiamo con mano il problema e quindi siamo tutti indignati e scendiamo in piazza. Ma non dobbiamo scendere in piazza contro il governo Conte che ci ha chiuso. Piuttosto dovremmo scendere in piazza contro questa giunta regionale, che è quella che rappresenta adesso in questo momento, ma dovremmo scendere in piazza contro i politici che ci hanno governato a livello regionale per tutti questi anni, destra e sinistra, ripeto. E se la giunta regionale avesse a cuore il problema sanitario, gli faccio io una proposta che, se volete, potete divulgare sui social. Caro Nino Spirlì, presidente della regione Calabria FF, che sta facendo funzione, fai una bella cosa. Siccome qua siamo in emergenza tutti e siccome sappiamo benissimo che tu ci tieni benissimo a risolvere il problema ospedali, anziché togliere 16 persone dalla terapia intensiva truccando le carte, perché non fai una bella cosa? Fai una bella ordinanza dove congeli, e dico congeli, non tagli, congeli tutti gli stipendi delle giunte della giunta regionale, compresi i tuoi ovviamente, dove andate a guadagnare circa 15.000 euro al mese. Vai a congelare gli emolumenti dei sindaci. In Calabria abbiamo 404 comuni con una media di 3.000 euro a sindaco. Ora, se tu calcoli 3.000 euro per 404, più i soldini per ogni membro della regione, della giunta regionale, ti vai ad alzare un po' di milioncini. Con questi milioncini li prendi e ci vai a fare i posti in terapia intensiva. Questo credo che sia un atto dovuto, doveroso, eticamente credo che sia il punto più alto che può toccare in questo momento la giunta regionale. Siamo in emergenza tutti e tutti dobbiamo contribuire. Voi volete che noi chiudiamo? Noi vogliamo che voi facciate subito, non oggi o domani, anzi ieri avreste dovuto fare i posti in terapia intensiva. È questo quello che deve spingere le persone a scendere in piazza. La misura di Conte è solo una conseguenza all'inettitudine del governo regionale di tutti questi anni. Vedete voi, se la volete divulgare, magari gliela facciamo arrivare a Spirlì, e questa sarebbe una medaglia qualora dovessimo riuscire ad ottenere questa sospensione dei pagamenti degli stipendi dei nostri cari politici. Un abbraccio, ciao!